Le valutazioni dei difensori e degli stessi consulenti appaiono viziate da un equivoco di fondo, e cioè che ogni nuova acquisizione, solo perché nuova, sia già di per sé idonea a fondare la revisione, dimenticando che, per essere rilevanti, le novità devono essere in concreto capaci di scalfire la solidità degli elementi di prova già acquisiti. Così, respingendo la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli, e l'avvocato dello Stato, Domenico Chiaro, rappresentanti dell'accusa, hanno sottolineato i fatti. Nel 2018, i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati condannati all'ergastolo per l'atroce eccidio. L'11 dicembre 2006, secondo tre gradi di giudizio, la coppia ha ucciso Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, la madre di Raffaella, Paola Galli, e la vicina di casa, Valeria Cherubini. Mario Frigerio, il marito di Raffaella, fu gravemente ferito, ma sopravvisse, identificando Olindo Romano come l'aggressore. Frigerio è deceduto nel 2017. Rispoli e Chiaro hanno sostenuto il proprio punto di vista nella prima udienza per la revisione, fissando la prossima udienza per il 16 aprile. La difesa, rappresentata da Fabio Schembri, Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello, ha chiesto l'assoluzione dei coniugi. Rispoli e Chiaro ritengono che le prove presentate dalla difesa non siano affatto nuove secondo la legge. Quest'ultima specifica che le prove per ottenere una revisione devono inevitabilmente portare all'assoluzione dell'imputato e quindi la revisione non può essere una replica, anche parziale, del processo precedente. Il processo valuterà le presunte nuove prove e le confronterà con quelle precedentemente acquisite. La difesa sostiene di poter smontare le false confessioni acquisite di Rosa e Olindo, contraddette persino nella relazione dei RIS. Chiaro e Rispoli ritengono che questo argomento sia già stato esaminato in tutti i processi precedenti. Non è vero, come ritengono i difensori, che dalla relazione del RIS di Parma, già acquisita agli atti del processo in merito, emergano solo elementi che smentiscono la versione resa dagli imputati in sede di confessione. Fanno un esempio specifico. In relazione alle consulenze che riguardano il decesso della signora Cherubini, dai rilievi esaminati dallo stesso reparto possono trarsi spunti probatori che smentiscono la famosa ipotesi della difesa in relazione all'azione di terzi autori della strage e che dunque accreditano nel contempo la versione resa dagli imputati in sede di confessione. Le cosiddette nuove intercettazioni ambientali presentate dalla difesa vengono contestate perché non sono realmente nuove e non aggiungono nulla di significativo alle prove esistenti. Inoltre, l'accusa pone l'accento sulla consulenza psichiatrica condotta su Olindo dallo psichiatra Massimo Picozzi. Questa consulenza fu effettuata in passato per ottenere una valutazione psichiatrica degli assassini, ma alla fine non fu concessa. Per il procuratore generale, la visione integrale di questo video, più che la lettura della sua trascrizione, dà conto dell'odio profondo dello stesso Olindo nei confronti della famiglia Castagna, e soprattutto di Raffaella e di quanto fosse radicata in lui e nella moglie la determinazione di porre fine ad anni di feroci litigi e controversie legali, con un gesto estremo senza preoccuparsi troppo delle conseguenze, a conferma dell'assoluta mancanza di pentimento. L'accusa riporta le parole che Olindo pronunciò. «Sinceramente io non provo niente, niente, neanche mia moglie. Io la notte dormo tranquillamente. Io non ho avuto nessuna sensazione quando li ho uccisi. Non è che ho provato piacere o disgusto. Per me è stata una cosa normalissima, come quando uno ammazza un coniglio. La stessa cosa». Nella confessione, Olindo ammette di aver cercato di dare una lezione a Raffaella già due volte in precedenza. Lui e sua moglie erano saliti armati, ma in entrambe le occasioni il piano era fallito. Il procuratore generale sottolinea anche il ritardo delle confessioni. Se davvero presunti fattori esterni predisponenti alla confessione fossero stati così determinanti nell'indurre i due coniugi a confessare, entrambi lo avrebbero fatto ben prima. E dunque, se non già subito negli interrogatori dell'8 gennaio, quantomeno già nella prima parte di quelli del 10 gennaio. L'accusa insiste.
non vi è nessun richiamo nella confessione alle precedenti e fantomatiche promesse, addirittura di una cella matrimoniale, ma solo la legittima pretesa di quello che, in caso di compresenza dei due detenuti nello stesso istituto, è solo un diritto riconosciuto dall'ordinamento penitenziario. E vengono riportate le parole di Olindo. «Io vi racconto tutta la verità adesso. Quello che ci tengo a dire io è questo. Ho sbagliato, lo so, devo pagare. Ecco, io vorrei potere ogni tanto vedere mia moglie. Ecco, quello però». Passiamo alla prova che la difesa afferma di poter confutare. Si tratta della famosa testimonianza di Mario Frigerio. L'accusa ribadisce che l'unico sopravvissuto indicò chiaramente Olindo già il 15 dicembre 2006 davanti al procuratore Simone Pizzotti. Poiché non poteva esprimersi chiaramente in quel momento, non fu compreso fino a dopo. Inoltre, lo stesso procuratore non sapeva nemmeno chi fosse Olindo all'epoca. Pertanto l'accusa si chiede perché la difesa non abbia richiesto una perizia per riesaminare e riascoltare la registrazione originale utilizzando programmi di filtraggio più aggiornati per il supporto analogico. In altre parole, perché non hanno voluto riesaminare quella registrazione? Quanto all'ipotesi che Frigerio potesse essere stato intossicato dal monossido di carbonio, causando danni alla sua memoria e rendendo la sua testimonianza non affidabile, l'accusa precisa: non c'è in merito nessuna evidenza scientifica. Il procuratore Guido Rispoli rigetta anche la consulenza sui consumi di elettricità nella residenza Castagna, che sembrerebbero indicare la presenza di qualcuno in casa il pomeriggio della strage. Questa analisi è già stata eseguita e si è giunti alla conclusione che l'aumento dei consumi fosse dovuto all'attivazione della caldaia. Si è tentato di mascherare con aspetti di apparente novità temi che sono stati a lungo e approfonditamente trattati e analizzati nel corso del giudizio di merito. Non possono demolire la forza del giudicato. Adesso tocca alla difesa. Su cosa punteranno gli avvocati?